questa storia nascosta parla di un vero e proprio genocidio che sconvolse il piccolo stato africano del Ruanda negli anni 90. Parla anche di un uomo, un prete cattolico di nome Athanase Seromba, responsabile di un terribile fatto durante quel nefasto periodo della storia. In Ruanda, tre diverse tribù condividevano il territorio nazionale da moltissimi anni: i Tutsi, gli Hutu e i Tua. Dagli inizi del Novecento, il Belgio assunse il controllo della nazione, adottando una politica di separazione razziale e concedendo la supremazia alla tribù Tutsi. Nel 1959 i belgi misero in mano il controllo dello Stato agli Hutu. Da questo momento ha inizio un periodo di forte segregazione razziale. Le uccisioni mirate contro la popolazione Tutsi erano all'ordine del giorno, spedizioni punitive, saccheggi. Lo spettro della guerra appariva ancora sopra il piccolo Stato africano, che fino agli inizi degli anni 90 ne fu completamente sopraffatto. Fino all'accordo delle Nazioni Unite del 93, che stabiliva una suddivisione dei poteri statali smembrati tra le diverse parti. Nell'aprile del 1994, l'aereo su cui viaggiava il presidente ruandese venne abbattuto con un missile e gli Hutu si scatenarono in un vero e proprio genocidio contro la popolazione Tutsi. In 100 giorni vennero uccise 1 milione di persone a colpi di macete e di arma da fuoco, coprendo di sangue innocente tutta la nazione. In questo incubo di guerra e morte, padre Athanase Seromba svolgeva la sua vocazione di sacerdote in una parrocchia nella regione di Kibuye, un territorio dove gli scontri erano molto intensi e il risentimento tra Hutu e Tutsi troneggiava sui massacri insensati di quel periodo. Tra il 6 e il 20 aprile del 1994, Seromba dette rifugio nella sua chiesa a 2000 persone della fazione Tutsi, moltissimi, spaventati a morte e inseguiti dai loro assassini. Li fece entrare tutti, vecchi, donne e bambini compresi. Successivamente si accordò con gli Hutu e fece abbattere la sua stessa chiesa piena di 2000 persone a cui aveva promesso protezione, a colpi di artiglieria. Il dettaglio ancora più inquietante sta nel fatto che padre Seromba aiutò ancora gli Hutu nel successivo massacro dei superstiti a quel terribile attacco. La guerra finì poco dopo, ma gli assassini ebbero la peggio e Seromba fu costretto alla fuga nel 1997. Scappò in Congo e successivamente in Italia sotto la protezione del Vaticano, esattamente in Toscana, nella parrocchia di Montughi. Viene accolto poco dopo nel Vescovado, in territorio vaticano. Ma la storia di Seromba non resta nascosta a lungo. Viene scovato da alcuni giornalisti e la stampa comincia a gettare un po' di luce su questo assurdo caso di assassinio. Nel 2002 il Tribunale Internazionale, nella persona di Carla Ponte, chiede l'estradizione del padre cattolico e la ottiene. Seromba viene chiamato a processo dal Tribunale Internazionale e viene difeso dall'avvocato Alfred Pognon, che dichiara: il tribunale dell'ONU è politicizzato, attraverso Seromba intendono colpire la Chiesa e noi dobbiamo impedirlo, dimostrerò la sua innocenza. Ma date le prove schiaccianti che pesavano sulla testa del padre, non ci riuscì. Dopo 2 gradi di giudizio, il prete viene condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Ora padre Seromba sconta la sua pena in una prigione di Port Novo, nel Benin, piccolo stato dell'Africa occidentale. Ora in Ruanda esistono ancora tensioni, ma il desiderio di pace è vivo. Nel 2002 è stato organizzato un concerto che riunì tra il pubblico entrambe le etnie, più di 25.000 persone, tra Hutu e Tutsi.